giudico la prestazione più che il risultato e c'è da essere, per quanto ci riguarda, contenti, perché con una squadra che è sicuramente con i lavori in corso ha mostrato di tenere bene il campo sia dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, ma soprattutto anche dal punto di vista motivazionale dell'anima. Perché i complimenti è una cosa un po' antipatica nel calcio, prendersi i complimenti senza punti, però prendiamo quello che è di buono, cioè lo spirito di sacrificio, l'abnegazione che c'è stata affrontando un'ottima squadra, quello non buono è purtroppo sono i punti che a noi in questo momento servono. Partita sofferta, ma saranno così, non è che bisogna arrivare a trovare chissà quale motivo. Non è facile, l'ho detto e lo ripeto, quando trovi una squadra che con 10 giocatori dietro la linea della palla, trovare degli spazi. Se poi ci mettiamo che ci siamo mossi un po' meno delle altre volte, questo facilita la squadra avversaria. Importante ripartire, questo come avevo detto alla vigilia era uno scontro diretto, era una partita molto importante e quindi è stato veramente importante riuscire a portarla a casa a vincere. Perché noi abbiamo fatto la partita per l'80%, abbiamo tenuto il pallino del gioco e poi non ci dimentichiamo che comunque la Juve sta a mettersi in classifica, è a 38 punti e noi 37 dietro, quindi voglio dire... Noi se andiamo a vedere nell'arco della gara abbiamo subito quel calcio d'angolo che ci ha condannato poi l'episodio che ha condannato la partita. Nel primo tempo il Cosenza sì ha avuto il predominio territoriale e ha avuto qualche calcio d'angolo, qualche pallone attiva, ma il nostro portiere non ha fatto parate importanti. Nel secondo tempo noi oltre al gol abbiamo preso un palo clamoroso, un gol dello stesso Venitucci a un metro dalla porta tirato alto. Il pari ci può stare, però se proprio una delle due doveva vincere, secondo me era il Barletta. Io sono molto contento perché abbiamo fatto una prima parte, una mezz'oretta, veramente molto bene e in tutto il primo tempo, anche se l'ultimo pezzetto del primo tempo meno bene, ma il Barletta veramente non ci aveva impensierito assolutamente, con due o tre tiri da lontano, ma veramente... Partita che si stava incanelando molto bene, l'autogol è vero che è un autogol, ma l'abbiamo veramente in 10 minuti pressati talmente tanto, con calci d'angolo e calci piazzati e ripartenze che dovevamo fare, secondo me, un pochino essere più cinici e fare dei gol. Siamo stati poco fortunati perché alla fine del primo tempo, forse nell'unica occasione in cui il Messina ci ha messo in difficoltà, abbiamo subito un gol e la beffa è venuta perché praticamente dopo 2 minuti abbiamo subito il secondo su calcio d'angolo perché c'è stato l'intervallo, quindi a quel punto non era facile risalire la china. Oggi il Messina ha meritato di vincere, però credo che il punteggio sia troppo pesante. Come sempre la vittoria dei ragazzi, sono loro che scendono in campo, era una partita difficile come tutti i derby e siamo stati bravi a restare, a saper soffrire in maniera compatta e a sbloccarla su un episodio a nostro favore. Abbiamo affrontato una buona regina e siamo stati bravi poi al secondo tempo a chiuderla nel giro di pochi minuti. È una gioia indescrivibile, però sappiamo che dobbiamo contenere l'entusiasmo perché l'andata ci ha insegnato parecchio. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto nelle ultime due partite, con questa unione. E sapete a cosa mi riferisco, perché oggi non ha vinto il Messina, ma ha vinto Messina. Non è stata una settimana semplice per me, giustamente, perché poi a causa purtroppo del gol del portiere avevo sulla coscienza quello che erano 2 punti di settimana scorsa. La mia rabbia era anche quella della squadra, naturalmente. Abbiamo cercato oggi di trasformarla in consapevolezza nell'avere a disposizione una grande opportunità. Sono contento naturalmente per il gol, ma sono contento perché questa squadra sta lavorando dall'inizio gennaio su un nuovo percorso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi. Hai il numero 10, giochi il derby, se fai il gol ti fai il selfie sotto la curva, l'hai fatto? Sì, l'ho fatto, l'avevo preparato con Ale Berardi già in camera. E sono stato fortunato che ho segnato sotto la Sud e sono contento per il risultato e soprattutto per la prestazione della squadra.